io, perché le cose che lei ha messo in fila sono le cose che io purtroppo molto poco ascoltato vado dicendo da tempo. Vado dicendo, la prima cosa che dissi all'attuale Presidente del Consiglio è che dal mio punto di vista due erano i temi che rilevavo essere maggiormente critici del sistema. Uno, la mancanza assoluta di equità, e due, la scarsa disponibilità di risorse nel Fondo Nazionale che non era stato assolutamente rifinanziato. Proprio dalle stesse considerazioni che ha fatto lei, l'alluvione del Veneto del 2010 rappresenta l'ultima alluvione, diciamo, delle vacche grasse, 360 milioni di euro, ma lì era anche facilmente comprensibile, la golden share di quel governo era nella mano della formazione politica che aveva più interesse a che ciò fosse. Da quel momento, con la improvvida, questa volta improvvida, caro Vice Ministro, legge 10 del 2011, legge che porta la data del 26 di febbraio, ma io il 20 di febbraio scrissi al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia e al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dicendo che quella era una legge semplicemente